Vengano coperti i posti di primario, vacanti e personale medico, vengono attuati i posti di protezione medica assistita, vengono predisposte le liste d'attesa. Adesso quando noi telefoniamo, cosa succede? Che se non troviamo posto, la nostra telefonata non rimane da nessuna parte, non ci sono le liste di galleggiamento, noi è come se non avessimo telefonato. Poi venga attivato un vero CUP unico. Allora dal 1° di agosto cosa hanno fatto? Hanno fatto un CUP unico, che bello, facciamo il numero di telefono, che così se non c'è posto qua nel nostro distretto andiamo a San Bonifacio piuttosto che a Legnago. Invece quando noi clicchiamo CUP unico ti dicono clicchi 1 se sei nella zona X, clicchi 2 se sei nella zona Y, clicchi 4 se sei nella zona del distretto 4. Quindi alla fine il CUP unico, che cos'è il CUP unico? È un centralino che ti indirizza i vari numeri degli altri come prima, cioè non è cambiato assolutamente niente. Questo CUP unico è una farsa. Poi l'ospedale Magalini, che non sia più Covid Hospital, quindi anche questo sarebbe una buona cosa. Poi aggiungo un'altra problematica di cui spesso non si parla, che è la problematica della psichiatria. Allora, in questo ospedale Magalini di Villafranca non c'è un reparto di psichiatria. La psichiatria è rimasta a Bussolengo. Allora, qui se qualche paziente di altri reparti hanno bisogno di una consulenza psicologica o psichiatrica, devono chiedere ai psichiatri di Bussolengo di poter venire qua. Viceversa, il reparto per acuti, che è all'ospedale di Bussolengo, quando non potrebbe stare là, se ha bisogno di chiedere una consulenza cardiologica piuttosto che oculistica piuttosto che urologica, deve chiedere lo spostamento di un medico qua. Abbiamo il primario a scavalco. Questo è uno dei primi problemi che devono assolutamente risolvere, perché non è possibile che un ospedale che è Villafranca e San Bonifacio, due ospedali importanti territoriali, abbiano un primario a scavalco. Quindi devono immediatamente metterne uno a Villafranca e uno a San Bonifacio. Io credo che dovremmo essere tutti uniti per l'applicazione di quelle schede fatte nel 2019, che dovrebbero garantire non solo gli ospedali hub, ma anche gli ospedali SPOC, da Legnago, Malcesine, perché anche a Malcesine ci sono problemi, a San Bonifacio e a Villafranca. Perché? Perché se non troviamo personale è perché gli ospedali non sono attrattivi. Questo è il problema vero. Noi dobbiamo renderli attrattivi in modo tale da portare qua i medici e dar loro delle prospettive, adeguando quelli che sono anche gli stipendi, perché è un altro problema anche questo. Abbiamo una discrasia all'interno di chi viene pagato 100 euro all'ora e chi invece viene pagato magari circa 60 e lavorano da 20 anni in queste strutture. E quindi con tutte le carenze anche di posti che ci sono, sicuramente magari vanno altrove e vanno dove c'è una prospettiva di carriera. Quindi il nostro lavoro, la nostra battaglia deve essere quello di far cambiare la modalità in regione, e noi siamo in prima linea proprio perché la tutela della salute pubblica sia per il portafoglio di tutti e non solo di alcuni. Grazie.